questi incontri di cuore nel cinema purtroppo sono diventati rari, perché il mondo del cinema è stato dominato dal mercato, da uno spirito secondo me molto cinico, e questo in tutti i paesi del mondo, dove la logica del mondo post-ideologico, anche post-umanista, possiamo dire, ha prevaluto. E dunque ci abbiamo oggi nel mondo del cinema, dappertutto si parla di soldi, non si parla più molto di ideali, di desideri, di sogni. E Gianluca ha messo insieme due parole che per me sono essenziali, cioè per la vita, per il piacere di vivere: golosità e radicalità. Per me, da quando ho scoperto il cinema, fare il film, un film, vedere un film, io sento queste cose quando sono davanti a un'opera generosa. Credo che sappiamo tutti lo stato molto fragile, se non pericolosissimo, del cinema come atto culturale, cinema d'autore. E stranamente, c'è un campo dove sono molto ottimista, e credo che questa è la base di questa iniziativa, insieme con Gianluca e con Carla all'Università, con Fabio Giavedoni di Slow Food e di Slow Wine, che c'è stato, secondo me e secondo molti altri, nel mondo del vino, una rivoluzione negli ultimi, 10 anni. Per molti ha cominciato 50 anni fa, per altri anche 2000 anni fa. Ma come movimenti, c'è successo qualcosa nel mondo del vino che io sto sognando che un giorno possa succedere nel mondo del cinema. Che cos'è? Davanti all'omologazione che conosciamo noi tutti, voi giornalisti lo conoscete ancora meglio di me, siamo uguali. E davanti alla probabilità che molte espressioni storici, territoriali nel vino, sto parlando dell'Italia, della Francia, della Spagna, di tutti i paesi del mondo, 10-15 anni fa sembrava buissimo, veramente molto molto scuro lo stato del vino come espressione culturale, e invece spontaneamente dappertutto in Francia, dappertutto in Italia, in ogni regione, persone diversissime, veri contadini, aristocratici, persone modesti, poveri, persone ricche, di sinistra, di destra, non importa. E c'è stato un impegno etico, secondo me, una reazione sano, coraggioso, davanti a un mondo che fa paura, credo, a noi tutti, e se non fa paura dovrebbe. E loro hanno deciso, ognuno per conto suo, nel modo suo. Dunque non è un movimento per niente omologato come risposta all'omologazione. È pieno di anarchici, di anarchisti, di persone di spirito libero, ma hanno ognuno cercato di capire il suo posto, la sua identità di vino, di territorio storico, un modo etico di fare il vino, cioè con un rispetto massimo dell'ambiente, perché dire oggi biologico non vuol dire niente, purtroppo lo sappiamo anche troppo bene questo, in tutti i paesi c'è una mafia tremenda, in alcuni paesi è la vera mafia, che ci sta vendendo cose biologiche che sono falsificate, che non sono vere, dove ci sono altre interruzioni. Dunque queste persone, questi vignaioli coraggiosi, svegli, hanno cercato un modo ognuno di esprimersi, di modo, io credo, profondo, come atto di resistenza culturale e politica, ma anche come atto di golosità, cercando di fare questa resistenza tramite il piacere. E questo mi ha fatto ricordare perché volevo fare cinema e perché mi piace andare al cinema, che è una cosa, purtroppo, anche perché stiamo perdendo l'idea che i giovani vanno al cinema per vedere un atto culturale, vanno al cinema i giovani in tutti i paesi del mondo per vedere i film di Hollywood, i film di entertainment. C'è stato veramente un taglio pericolosissimo
Dunque, con Gianluca abbiamo pensato, c'è un modo forse di trovare dei film che sono, maggioranza sono commedie, dunque per me almeno dall'inizio c'è la proposta di piacere. Dei film che sono dei film storicamente importanti per il cinema, che sono dei gesti estetici, politici molto molto radicali. Erano all'epoca, io credo, voi se non conoscete i film lo scoprirete, io credo che la loro radicalità non è una cosa di moda, non era, è una radicalità che rimane vivo fino ad oggi. E dunque l'idea era cercare questi film, sperando che il pubblico saranno persone di tutte le età, ma anche i giovani, anche studenti dell'università, che vanno a scoprire forse un mondo sconosciutissimo, tramite il piacere anche di andare al cinema, non di stare davanti a un DVD in casa, che io faccio, ma lo so che non è la stessa esperienza che andare al cinema, un atto socialmente e politicamente importante, perché siamo insieme. E in questo mondo che fa paura anche per il modo in cui siamo frammentati, noi tutti, in tutti i paesi. E mi sembra anche molto importante socialmente che ritroviamo questo piacere di andare al cinema. E per questo ovviamente in permanenza la Cineteca di Bologna è un luogo eccezionale nel mondo e riconosciuto nel mondo. E dunque abbiamo portato questa logica ancora un po' più avanti. Ok, forse siccome ci sono questi attori in questo momento, in 2012, facendo dei gesti radicalissimi di cittadini, ognuno come lo concepisce, dunque non è, ripeto, non è un atteggiamento ideologico, è una risposta umano, umanista e etica davanti ai problemi del mondo. Forse c'è un modo di giungere, e perché anche nel mondo del vino, e Fabio parlerà senz'altro di questo, c'è un discorso che domina nel mondo del vino, che è un linguaggio che solo riguarda gli addetti al lavoro, e questo è un peccato, perché il vino è un atto culturale, quanto importante, tanto importante quanto il cinema, e soprattutto un paese come l'Italia. Però purtroppo chi parla del vino in genere parla solo di un oggetto di lusso, di snobismo, di ascensione sociale, di come se fosse una borsa di moda, non un'espressione sì di piacere, ma anche di cultura. E dunque era un modo di anche dare la parola ai vignaioli, perché loro ci saranno. Saranno intrecciati dentro l'esperienza del film. Non è che fanno commentare il film se non ce lo voglio. Cioè, è tutto da scoprire. Noi scopriremo insieme ogni sera, secondo ogni film e ogni viticoltore, se ci sono le, forse non ci sono legami. Non importa. Non importa. Perché in fondo l'atto, il mestiere di vignaiolo, e ripeto che purtroppo nel mondo del vino, del giornalismo del vino, non si dà spesso la parola ai vignaioli, è incredibile. Io trovo un peccato perché loro hanno tante cose da raccontarci, non solamente sulla verità della terra e quello che stiamo facendo con la terra, perché tutti questi vignaioli invitati sono persone che hanno un impegno con l'ambiente di modo profondo. Vado a lasciare a loro ogni sera spiegare, perché ognuno c'è uno sguardo diverso, ma stanno davanti a una realtà tossica di dell'industria agroalimentare. Loro stanno reagendo con un coraggio di partigiano, secondo me. E io credo che nel loro mestiere di vignaiolo, io lo so che come cineasta, ho avuto la fortuna di fare Mondovino e fare un giro del mondo per anni ascoltando i vignaioli, avevo l'impressione di andare alla scuola di cinema. Facevo una scuola di cinema ascoltandoli, poi quanto ho imparato, anche se non riesco a tradurlo nel mio lavoro, ma almeno nella mia testa ho imparato delle cose incredibili sul mio mestiere.